Buongiorno gli amici di Ant.it e buongiorno a Elio Core, rinnovato presidente del quartiere Porto d'Ascoli Centro, persone che conosciamo da diversi anni, però giustamente visto che questo, in questi ultimi giorni è stato il rinnovo di molti quartieri, Elio Core è uno di quelli che ha ottenuto anche, diciamo, il massimo come voti, almeno per quello che lui ormai è il suo lavoro che fa da tantissimi anni su questo territorio. Buongiorno Elio, allora innanzitutto dimmi se sei soddisfatto di quello che i tuoi concittadini ti hanno dimostrato. Io sono soddisfattissimo per il risultato che ho ottenuto 327 preferenze su 660 votanti, quindi più della metà. La proporzione è il 50%, esatto, da solo, esatto. Ho portato il 50%, il quorum è 303, quindi certo, certo. Il quorum l'ho assicurato io, però devo fare una precisazione, che hanno fatto un regolamento a 2 mesi dalla scadenza del mandato, sì. Praticamente che è esclusivo, esclude coloro che hanno fatto 2 mandati sul territorio. Per cui io sono fortemente penalizzato insieme ad altri colleghi miei del... Cioè chi ha fatto già il presidente in precedenza non si può... Questa è una causa ad excludendum che penalizza fortemente i cittadini soprattutto. Certo, certo. I cittadini sono stati chiamati a votare, hanno votato chi hanno ritenuto opportuno votare, certo. E lo hanno dimostrato nelle urne, però la loro volontà non viene assolutamente rispettata. Questo è un regolamento che va assolutamente cambiato. Io farò delle battaglie all'interno della presidenza dei comitati di quartiere, e se ciò non fosse sufficiente, lo dico fino adesso a Radio Yand, alle prossime amministrative, quindi sa mettere a tondo, io scenderò in campo e se verrò eletto ovviamente, al primo consiglio comunale porterò all'ordine del giorno il cambio del regolamento sui comitati di quartiere, perché questa è una vergogna, cioè il cittadino non viene preso assolutamente in considerazione. Cioè non è assolutamente possibile che si chiama a votare i cittadini, no, i cittadini esprimono un loro giudizio, certo, sui, sì, candidati, e poi dopo si pensa diversamente. Qui ho l'impressione che la politica sia andata un'altra volta nei comitati di quartiere. Questi comitati di quartiere furono istituiti da Perazzoli 25 anni fa, poi a un certo punto ci si è accorse con questo regolamento che hanno fatto che non poteva andare, perché il cittadino votava ma non veniva preso in considerazione, fu cambiato con l'elezione diretta del Presidente, dove i comitati di quartiere si sceglievano ciascuno la persona, cioè di riferimento, il candidato più idoneo. Qui invece si assiste, e vedremo delle belle fra poco, che potrebbero essere elette presidente con 7-8 voti, come è successo in precedenza 20 anni fa. Persone che non rappresentano assolutamente nulla sul territorio, nemmeno i parenti loro, però questo non è assolutamente possibile, certo, certo, perché certo. Dal momento in cui si chiamano i cittadini per le votazioni, deve essere rispettata la volontà del cittadino, tutto qui. Allora ti chiedo, adesso questa elezione è cioè nel senso, tu puoi già esprimere la tua volontà di fare il presidente, oppure sei in attesa di eventuali decisioni? No, io con questa clausola che hanno messo se non verrà rivista non potrò fare il presidente, potrò fare il vicepresidente. Quindi sei il segretario, stato eletto ma non sei operativo. Sono stato eletto ma non sono operativo, cioè una cosa assurda. Io ho convocato, per il 3 gennaio una riunione del comitato direttivo, appunto per costituire il comitato direttivo, ma non si sa né chi è il presidente, né chi è il vicepresidente, né il segretario, né il tesoriere. Ascolta, tutto nella massima incertezza. Ecco, ma questa non protesta, bensì questo è un diritto dei cittadini, è stata anche espletata in comune oppure no? Sono state fatte le procedure in comune, ma a 2 mesi dalle votazioni non si cambiano le regole in corsa. Ah, certo. Le regole vanno fatte 1 anno prima, 2 anni prima, 3 anni prima, allora sì, ma già a giugno erano state convocate le assemblee per il rinnovo dei quartieri, e poi dopo un certo punto stop, la pensiamo diversamente. Ma non è così. Certo, certo. Allora che cosa, io ho l'impressione che la politica, siccome è talmente inconcludente, che vuole entrare nei comitati di quartiere, ma i comitati di quartiere sono apartitici, certo. Non c'entra nulla la politica, e questi escono dalla porta e vogliono entrare dalla finestra, tutto qui il problema. Quindi diciamo sei stato eletto ma non sei operativo, anche perché come sai
Porto d'Ascoli, come tutti i quartieri, hanno delle problematiche che spesso... Porto d'Ascoli in modo particolare, perché il territorio io lo conosco abbastanza bene. Esatto, sì. Che Carlo, è la quarta volta che vengo eletto, quindi un motivo ci sarà pure. Certo, certo. Sono operativo sul territorio. Allora, la scelta va fatta da... I cittadini devono scegliere, non i comitati, non le conclic, le politiche, che io già in questi giorni avrò ricevuto minimo 5-6 telefonate di politici che dicono vedi qua, vedi là, vedi su, vedi giù. Non voglio essere tirato per la giacca. È il cittadino che deve essere, che deve eleggere il suo presidente. Certo. Ed è il punto suo di riferimento. Tutte queste mediazioni, queste pastrocchie, fanno parte della prima Repubblica, che hanno rovinato l'Italia. Purtroppo sì. Ascolta, quindi al momento non ti posso neanche chiedere cosa hai in mente di fare, perché se prima non sai, se poi espletare... Esatto, il direttivo verrà, io l'ho convocato, perché spetta a me, in base all'articolo 18 del nuovo regolamento, di convocare chi ha preso più voti, ha il potere, tra virgolette, di convocare il direttivo. In quella sede saremo, si deciderà il presidente, il vicepresidente, tutti gli organi statutari. Però è un assurdo. Però, mentre le altre volte si sapeva la sera stessa chi era il presidente. Certo, certo. Qui adesso è tutto nella massima incertezza. Tutto nella I politici devono andare in giro per... insomma, è una cosa assurda questa. Ti chiedo questo. Dal momento che tu, ecco, la quarta volta sei stato eletto, quindi in teoria per il regolamento non potresti fare il presidente. Ma come te ci sono anche altri presidenti ci che... Ci sono molti presidenti che stanno... È già nata una protesta. La certo. Protesta c'è a Porto d'Ascoli con i cittadini, la protesta c'è giù la Sentina, fra poco partirà quella di Via Mare. Cioè, ma è un assurdo. Cioè, presidenti che come te hanno... Non possono partecipare per qual motivo? E poi oltretutto, Carlo, dobbiamo dirla fino in fondo, cioè, i presidenti di quartiere sono dei volontari che prestano la loro opera gratuitamente, certo, al servizio della cittadinanza e del comune. Guarda caso, i politici vengono pagati profumatamente, lo so. Però queste regole non è che lo applicano loro, perché nell'attuale amministrazione noi abbiamo persone che da 20 anni stanno in amministrazione indisturbatamente, però le regole per loro non le fanno con il doppio mandato, le fanno per i volontari. Un assurdo. Persone che non vengono pagate dalla collettività a costo zero. Certo, certo. Elio, allora facciamo una cosa: dal momento che questa cosa mi hai detto che sarà qui imminente, i primi giorni del nuovo anno, il 3 gennaio 2018. Ecco, allora teniamoci in contatto, eventualmente. Adesso vorrò vedere all'interno del direttivo come ci si regolerà per gli incarichi amministrativi. Esatto, esatto. Voglio poi vedere. Siccome questa cosa perché io ho preso 327 voti e peseranno come macigni, certo, all'interno del direttivo, perché non possiamo far finta di niente. Certo, certo, certo. Allora facciamo una cosa, diamoci un appuntamento, cioè nel senso, visto che riunirai il collettivo, il direttivo, scusami, sì, e quindi saprai anche come andrà a finire, ci risentiamo qualche giorno dopo, eventualmente mi dirai com'è andata, certo, potrai venire insieme a qualche altro tuo collega, così possiamo portare avanti sta, diciamo, battaglia tra virgolette, perché altrimenti... Questo è un regolamento antidemocratico, certo, certo, non rispetta la volontà della gente, va cambiato assolutamente. Se così non fosse, lo ripeto ancora una volta, io scenderò in gambo, mi presenterò alle amministrative di San Mette e il Trondo. Se verrò eletto al primo consiglio comunale, questo regolamento diventerà carta stracci, certo, perché è antidemocratico. No, anche perché, come dici tu, dal momento che uno esercita un qualcosa per la collettività, non si può chiamare il cittadino a votare e poi dopo il voto del cittadino non conta nulla e non viene preso in considerazione. Non si può. Questa è la vecchia Repubblica che ha creato tanti danni. Purtroppo e le conseguenze le stiamo pagando adesso. Purtroppo i cittadini devono riappropriarsi del loro diritto. Esatto. E i politici ancora non l'hanno capito, non l'hanno ancora capito. Speriamo che lo capiranno. Io ti ringrazio. Grazie della visita, no, ci mancherebbe. Eventualmente teniamoci in contatto, certo, fammi sapere come andrà a finire quello che avete deciso e poi ne parliamo qui nel mio salone. Ma senz'altro, però volentieri. Grazie della visita. Grazie a voi, buongiorno.